È stato un fine settimana ricco di inaugurazioni, quello appena trascorso a Fano. Taglio del nastro sabato mattina per il restyling del campo da calcio Vittorio del Curto, dove dopo diversi mesi di lavori, l'area verde che consente lo svolgimento delle attività sportive con qualsiasi condizione meteo è tornata a disposizione dei ragazzi con un nuovo manto erboso, mentre domenica pomeriggio è avvenuta l'inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica nel quartiere di Sant'Urso. Presenti all'inaugurazione il sindaco Seri, l'assessore allo sport Barbara Brunori e quanti hanno lavorato alla realizzazione dell'opera. Una grande soddisfazione, siamo arrivati al termine dei lavori qui al Campo del Vallato, dove l'investimento è stato di 500.000 euro. Ricordiamo che abbiamo lavorato su tutto quello che era il sottofondo di ghiaia, rimodulandone anche la pendenza, perché naturalmente quando si smantella un vecchio sintetico va ricomposta tutto. Oltre questo abbiamo anche messo in sicurezza quello che era la parte del pubblico con la parte invece di campo giocato, e quindi costituendo un nuovo muretto e degli nuovi spazi sedute con delle panchine coperte. E naturalmente in questo impianto abbiamo anche donato delle nuove porte che sono funzionali alle attività. Alle mie spalle vedete che ci sono tanti ragazzini già in movimento che oggi sono pronti con noi a festeggiare. Anche a Sant'Orso siamo intervenuti con una riqualificazione di un campo invece che era in terra vulcanica, dove lì abbiamo dovuto fare proprio tutto un trattamento sul sottosuolo, quindi di escavazione, nello stesso tempo riempimento con quella che era la ghiaia, con dei nuovi cordoli a perimetro, e oltre questo ci siamo occupati anche di tutto quello che era un impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche, quindi che non andasse, diciamo, poi a riempire d'acqua il campo per poterlo rendere funzionale anche nel caso di cattivo tempo, e quindi per renderlo agibile sotto tutte le forme. In quel caso un investimento importante, anche questo comunque va ad aggiungersi a quelli che sono degli spazi sportivi della città, che per noi oggi sono fonte di benessere, e quando un campo è ben tenuto ed è sicuro anche noi genitori siamo più contenti. Grande soddisfazione anche per il CSI Delfino, che gestisce da sempre il campo da calcio. E oggi è una giornata particolare per noi, è fondamentale per i ragazzini giocare in un manto d'erba così nuovo, sintetico, per la sicurezza, per tutto. Poco distante, nella giornata di domenica, il secondo taglio del nastro a Sant'Urso, dove erano presenti tanti giovani che hanno già svolto la settimana scorsa il primo allenamento nel nuovo campo sintetico. E questa è una struttura che dà lustro a tutto il quartiere, e credo che sia un giusto premio per noi della società sportiva. Dopo 43 anni, che emozione si prova ad essere qui oggi? Questo è un sogno che abbiamo realizzato con molti sacrifici. Dopo 43 anni, piano piano, nel quartiere abbiamo costruito qualcosa che la società sportiva, se non c'era queste strutture a Sant'Orso, non c'era. Non è solo per la società sportiva, ma è per il quartiere. Due giornate di festa per lo sport fanese, due strutture in cui i ragazzi imparano a far squadra e a condividere gioie e delusioni con gli amici. È una scelta questa di andare incontro delle esigenze delle nostre società sportive, che accolgono tantissimi giovani. Queste due realtà, questa del Vallato e questa di Sant'Orso, sono due belle risposte. Mi piace anche dire che c'è stata una bella collaborazione anche con le società sportive. Oltre ad aver fatto un intervento sul manto erboso, le società hanno copartecipato aggiungendo altri servizi che andavano a migliorare la qualità dell'impianto sportivo.